Benvenuti a casa di Hashimoto. Oggi i nostri ragazzi si esercitano in calligrafia. L'alfabeto giapponese a prima vista sembra incomprensibile, ma una volta spiegato non è difficile. Vi prego, osservate. Molti segni sono in verità descrittivi. Per esempio, questo segno indica un'azione, cioè indica in modo pittoresco camminare. Questi segni significano fiumi. Non occorre molta immaginazione per vedere lo scorrere delle acque. La lezione è terminata per oggi. Yuriko, per favore, fai i tuoi esercizi. Li farò, papà. Oh, Saburo. Per favore, saluta il tuo molto onorevole papà. Ok, papà. Ha per caso detto... Ok, papà? Cosa significa la strana espressione? Saburo! Cosa vuol dire ok, papà? È una nuova espressione americana per sì, papà san. L'ho imparata leggendo questi divertenti fumetti. Per favore, metti via quegli stupidi fumetti. È meglio che tu legga le opere degli onorevoli antenati. Ok, papà! Sì, papà. Le nuove generazioni sono un grosso problema. Trascurano troppo spesso le antiche tradizioni. Yuriko, cosa significano questi movimenti scomposti? È un ballo americano, papà San, chiamato rock and roll. Molto, molto popolare. Forse popolare in America, ma niente affatto in casa di Hashimoto. Ti prego, riprendi le tue danze orientali. Hanako, cosa significa questo esotico apparecchio? Apparecchio chiamato massaggiatore e viene dall'America. Ci aiuta a mantenerci stelle. La donna orientale è già perfetta naturalmente. Sarebbe meglio che tu pensassi a preparare la cena. Cena deliziosa essere già in cottura. Sukiyaki surgelati, prodotti in America. Purtroppo in casa di Hashimoto la cultura orientale è sopraffatta dall'influenza occidentale, una situazione preoccupante. Adesso vedrete una genuina espressione d'arte giapponese con cura le aggraziate mosse della danzatrice orientale. Ricordo di aver fissato un appuntamento molto importante. Ma papà San, lo spettacolo di cultura orientale è cominciato. Vieni, mamma San, quante persone, dove sono parata? Ehi, ma questo è rock and roll. Ehi, il rock and roll. Yuriko, Saburo, Hanako. Perché papà San non è in casa? Papà San è molto arrabbiato. Noi stiamo dimenticando la cultura orientale. Questo apparecchio americano deve sparire. Papà non approva. Per favore, ricordate che in Giappone papà è il padrone di casa. Papà San non approva la musica moderna. Io nascondo i dischi. E Saburo porta via tutti i suoi fumetti americani.
I bambini faranno Papà San molto felice. Tornerà finalmente la pace in casa di Hashimoto. Prego, volete venire a fare un giro su Onorevole Decapotabile? I nostri saggi antenati dicevano: se batter non li puoi, siano amici tuoi. Bye bye, boys!